Buon pomeriggio, eccoci qui, altro pomeriggio insieme. Vediamo un po' nel frattempo che arriva il mio pubblico. Hola! Ah, anche questo è divertente, ma ogni tanto, no? Ma succede anche a voi che vi cambiano i filtri? Ecco, questo mi piace, no? Ma forse è anche un po' troppo, un po' too much. Ciao Roberta, benvenuta. Non ho più il mio filtro con gli occhietti, ogni tanto scompare. Chi mi sa dire dove è andato a finire? Se anche a voi è andato via il filtro, quello che mi piace tanto con... Ciao Stefano, benvenuto. Allora, ascolta, oggi ti metto il libro perché la mia amica si era dimenticata, me l'ha appena mandato, quindi più tardi nelle storie condivido il libro di cui abbiamo parlato ieri. Bene, allora, sapete che io alterno, no, in questa quarantena che continua a, diciamo, invitare più persone, più argomenti, in maniera tale che anche non solo divertente, ma diventa anche una maniera e un modo per poterci scambiare delle informazioni. Eccomi che continuo a vagare, cercando il filtro, quello che mi piace tanto, ma non lo trovo. Va bene, lasciamo questo. Ciao Mary, ciao patata mia. E quindi ogni tanto parliamo con i truccatori, ogni tanto parliamo con i parrucchieri, ogni tanto invece, come la puntata internazionale di ieri, parliamo di moda. Oggi, appunto, di conseguenza all'argomento di cui abbiamo trattato ieri, quindi in generale la moda, oggi parliamo con un mio amico modello, molto giovane, ci accomuna metà, perché io sono metà siciliana e metà calabrese, lui è metà calabrese e metà qualcos'altro. Ha degli occhi, ragazzi, incredibili. Marianna, tu che ami i gatti, osserva questo ragazzo ed è con grande piacere che se King Chantal, che è il suo nome, su Instagram, mi avvia la richiesta di partecipazione, vieni qui con me e stiamo insieme. Allora, Stefano, questo è il mio capello. Sono una leonessa, vedi? Cioè, proprio io quando li lavo, così. E poi se hai guardato nelle mie foto avrai visto che adoro moltissimo i capelli afro e quindi c'è stato un periodo della mia vita che li avevo anche trasformati. Ciao Raffi, amore! Allora, eccolo qua, il benvenuto a questo giovanotto a cui voglio molto bene. Vediamo un po'. Ciao Lisa, benvenuta. Eccomi, eccomi. Eccoti, ma non ti vedo. Eccolo! Allora, Eccomi qua. per il momento puoi fare anche il figo e metterti gli occhiali, però sappi che ho appena parlato dei tuoi bellissimi occhi, è così chi Sì, è si sentivo. vede. Li tolgo, li tolgo. Ma non si No, vede. però Potrei provare. sei bloccato per ora. Per Aspetto un attimo. Ora? ora sei così. Eccoti! Eccomi qua. Ciao! Eccomi qua. Ciao! Ciao amore! Come va? Tutto bene? Come stai? Io Tutto sì, bene, bene, dai. tu? Tutto bene. Li Senti, rimetto. a Roma... Sì, metteteli pure. Senti, a Roma che caldo fa? Guarda, c'è un bel sole. Ho abbassato un pochino la tapparella perché se no mi arrivava il sole in faccia e non ti vedevo bene. Niente, fa caldo, ragazzi. Dovete capire che si muore di caldo. Guarda, io me li sono appena lavati e tu sai bene, no, che io appena li lavo, se non li metto in piega, sono una leonessa e quindi ho ancora più caldo. Anch'io, guarda, l'ho lavati. Tu mi hai visto sempre piastrato, con i capelli lisci, raccolti o con le treccine. Oggi no. Oggi no. Ma voglio specificare perché nemmeno io vado dal barbiere. Vabbè, Mamma mia. calcolando il fatto che avevo pubblicato una tua foto nella locandina, una tua foto bellissima. Ciao Sissi, una tua foto bellissima. Mi piace moltissimo quella foto che mi hai mandato per preparare la locandina. Sì, voglio precisare che è stato fatto in un momento molto ristretto perché eravamo in pochissimi, non ho mai visto una produzione così poca. Ragazzi, l'ho fatto, io dico la verità, l'ho fatto a fine marzo con l'inizio d'aprile. Vabbè, e lo so. Chiudiamo. Allora, però in realtà appunto,
oggi stavo dicendo, ti ho presentato e ti ho detto che al di là del cuore che ci unisce anche una parte di Calabria, però poi io per metà calabrese e metà siciliana, tu per metà calabrese e poi non ho svelato altro perché vorrei che ti presentassi al nostro pubblico. Metà parte, la mia metà parte è Lituania. È l'altra terra che ho sempre, diciamo, ho vissuto metà della vita anche là. Poi in seguito sono venuto anche in Italia. Però in Italia per diversi motivi, a parte lo studio, ma anche per diversi lavori nel mio ambito del lavoro. Perché come non Infatti, so, vai, vai, scusa, perché come avevi. mi arriva più tardi la tua voce, un po' più Aspetta, vediamo se. un'intonazione. Ora? Meglio. Perché non so, perché ci sono dei ritocchi. Lo so che in questo momento c'è la diretta di Joe Squill e quindi fa interferenza con noi. Precisiamolo. E la saluto col Allora, cuore. adesso ti sei ribloccato, adesso ti sei ribloccato per un momento, ti vediamo, ma sei bloccato di nuovo. Eccoti. Allora, sì, perché dovete sapere che io, e poi dovrei spiegare perché io ti chiamo Mantas, perché ho l'abitudine di chiamare per nome i miei ospiti, però, ciao Chiaretta, però per le persone che ti seguono su Instagram, tu sei King Chantal. Inghi Allora, adesso ci Chantal. spiegherai perché ti chiami King Chantal, però io volevo specificare invece dove noi ci siamo conosciuti. Perché dovete sapere che io e Mantas ci siamo conosciuti in una location bellissima a casa mia, a Taormina, in occasione dello scorso The Look of the Year, giusto? Certo, precisiamo tutto. Ed è nato l'amore, l'amore. E poi da lì. O quando si può, cerchiamo di stare insieme, anche perché tu sei un giovane modello e quindi ti puoi ancora permettere di dire quanti anni hai. Allora, ragazzi, io non nascondo nulla. Ho 22 anni e palesiamo tutto perché molti mi domandavano più grande, più piccolo, per quello come ragioni, per come interagisci, però non nego niente. E Inoltre, voglio infatti, dire. Vai, vai. vado io. Ciao Carmine, dalla Campania. No, volevo dire che tra i vari argomenti che tratteremo oggi, io sono veramente fiera di te perché al di là che ci siamo conosciuti lì a Taormina, al di là che abbiamo lavorato insieme, al di là che tu puoi raccontare da 22enne. Ci dirai quando hai iniziato nel mondo della moda, quali sono le agenzie che ti rappresentano, perché tu sei sia nazionale che internazionale, non solo di nascita, ma anche lavorativamente parlando. Ma ragazzi, il coraggio, la forza di questo Forza di ragazzo qui costruire tutto. ha una storia bellissima da raccontarvi. E siccome io qui non voglio parlare né di roba triste, né di tutto quello che già si sente, ma voglio augurarvi sempre col mio Give Love First, che dopo questa ora voi possiate dai miei ospiti, con il mio aiuto come padrona di casa, prendere delle pills proprio che vi permettano di capire che questo momento storico, momento importante, che va valutato. Non in maniera triste, perché tanto ormai è arrivato e qui non ci possiamo fare niente. Però ognuno di noi può reagire a questa situazione, può reagire o andando giù o andando su, come nella canzone di Giorgia. Tu mi guardi giù. E poi via. Ecco, e invece noi andiamo su e quindi adesso lascio la parola appunto a Mantas, così ci dice per quale motivo si chiama King Chantal, dove lavora e che cosa ha fatto. Quando ho iniziato e come si è evoluta la sua carriera di modello. Ciao, io sto zitta adesso. Guarda, sembra una banalità, ma il nome King Chantal ha preso questo nome. Facile, facile posso dire, perché praticamente, ti scrivo subito, tutto è nato da qui. La prima volta che ho fatto un viaggio con dei miei amici, abbiamo fatto una crociera di 18 giorni. Ok.
Ho detto, ragazzi, ci divertiamo. Fa però una ragazza che non so se ci sta seguendo, ma poi la voglio interagire nei messaggi, di nome Enrica. Fa, però dobbiamo cambiare i nomi. E io, perché? E lei mi fa, sì, perché dobbiamo cambiare il suo nome, perché non va bene il nostro, dobbiamo avere un nome internazionale. Eravamo un gruppetto. Avete fatto proprio come la Casa di Papel, Eh praticamente. sì! Poi uscite la Casa di Papel e noi abbiamo fatto questo. Che succede? Arriviamo in Francia, arriviamo a Marsiglia, bellissima città, praticamente entriamo in una cattedrale. La mia amica con un velo, vabbè, le e io normale, con una giacchetta, sempre con uno stile elegante, ci fermano un gruppo di studenti. Sapete il nome Chantal? Chantal è francese, che è chiaro, si sa benissimo. Si girano molti ragazzi dicendo che io ero Chantal. E io facevo, mi guardavo con la mia amica, ma che è Chantal? Ma mi fa, boh, non so che stanno chiamando. Ci giravamo, vedevamo monumenti, giravamo, vedevamo statue, tutto il resto. Dopo un po' si avvicina una ragazza e fa, che io sono famoso e sono Chantal in Francia. Mo' ti spiego, non che ero io, ero un altro, Ma dai, un questa attore cosa non la francese. sapevo, quindi vedi, adesso che me l'hai spiegata. Un attore francese. E io sono rimasto così. Quindi la mia amica, quando siamo usciti da sta chiesa, fa, ma sto nome è carino. Lo so che è femminile, sembra tutto il resto, però sai che possiamo fare? Invece di scrivere Chantal Fazzolari, tu ci aggiungi un prefisso. Il prefisso ha detto Queen non va bene, perché è regina. Poi mi ha detto Official lo mettono tutti, quello col bollino blu non va bene. È salita sulla nave una e mi ha visto con la corona del Burger King. Ed è finito tutto là, ragazzi. Si è formulato Benissimo, e quindi abbiamo svelato questo tuo segreto. King per la corona, Chantal è il ricordo di quella chiesa. Ma che meraviglia! E Che da lì, cosa carina! ti giuro, quando io, cioè, pure ora, io ultimamente, per motivi di lavoro, lo voglio specificare, il mio nome è vero di battesimo è Mantas e il cognome è Fazzolari, che viene usato nei contratti, nei lavori. Non uso mai quello di Instagram. Era Beh, un ci divertimento. mancherebbe, come faresti? Non potresti, Sì, tesoro. era un divertimento, però se tu vedi moltissimi personaggi famosi usano il suo nome in capo d'arte, non nel documento, ma che ne so, prendo appunto Lady Gaga, non si chiama Lady Gaga. No, Lo sappiamo. certo, è chiaro questo, dai. Però, che ne so, nei post, nelle locandine, e chi è Lady Gaga? Perché la conoscono così. Quando io arrivai giù, mia madre guarda il mio profilo e fa, ma sei tu? E io, sì, mamma, e ho stravolto un po' questo, diciamo, viaggio. Mi fa mia madre, come mai Chantal? Vabbè, ho spiegato tutto, ho spiegato anche il King, e mi fa, quindi da oggi ti chiameremo Chantal. Ti giuro da ridere. Però posso dire che ho mantenuto questo nome come secondo nome. E molte persone ormai sui profili Chantal, come fa? Non mi chiamano più Mantas. Eh Io da una certo, ma invece parte. la sai la cosa divertente? La cosa divertente è che al di là chiaramente che chi mi conosce sa che io mi chiamo Valeria Orlando, no? Ma per un sacco di tempo nella mia vita, quando ancora non avevo raggiunto una fama nazionale, internazionale, comunque le persone che mi conoscevano, che oggi si possono chiaramente documentare su Google, mettono Valeria Orlando e capiscono insomma chi è e chi non è. Ma pensavano che fosse un nome d'arte, perché mi dicevano che era talmente musicale che sembrava proprio un nome È vero, d'arte. Cioè, Valeria Orlando, che poi adesso è diventato Valeria Orlando Official, no? Però tutti quanti erano convinti che non fosse il mio nome vero. Senti, siccome poi il tempo è tiranno e io con te voglio argomentare tante cose, ci dici quando è iniziata la tua carriera? sì.
Perché magari ci sono dei ragazzi che avevano l'ambizione prima del Covid di iniziare la carriera di modello, no? E quindi vorrei proprio da te, che sei un 22enne nel fiore della tua carriera ed è arrivata questa roba qui, come hai iniziato? E poi, siccome io so che sei molto autosufficiente, vorrei che brevemente poi raccontassi quella storiella che mi hai raccontato, di cui io sono innamorata. Allora, partendo dal presupposto, io non sono partito, diciamo, da un grande boom o qualcuno che mi appoggiasse subito. Ho iniziato, e lo posso dire chiaramente, quando avevo 13 anni a Milano da un fotografo comune. Gli ho detto: mi scazzi due foto. Mi fa lui, mi mandi una foto tua, che all'epoca, vi dico ragazzi, ci avevo il Samsung S2, non mi ricordo nemmeno che, quindi non è che faceva granché. Mi fa, tu sei fotogenico. Partendo da queste foto, ho fatto queste bellissime foto, mi ha mandato gli scatti e io li inviavo nei concorsi. E ti dico la sincera verità, io ho vinto il primo concorso in Sicilia. Questo non lo sapevo neanch'io. Eh sì, e lo posso dire pure dove? Ad Enna, perché molte persone poi ci seguono Proprio nel centro, nel cuore nel della cuore. Sicilia. Quando vinsi quel concorso, un patron, sappiamo che sono i patron, diciamo gli organizzatori più grandi che poi hanno contatti con altri eventi, con altre organizzazioni, mi disse, e io non nego mai questo, io in Ciao quella Isa! Vittoria sì, classificano tre persone. Io dico la verità, non sono arrivato il primo, sono arrivato il terzo. Vabbè, Però d'altronde anche Vasco Rossi a Sanremo è arrivato ultimo, che c'entra? Bravo! ragazzi, non importa mai la classifica e non importa mai scoraggiarsi e perdere di quota, perché io ricorderò e porterò sempre come nel mio bagaglio culturale. Io ho visto una Miss Italia che è arrivata nelle top 10, ma ha lavorato più della prima. Non voglio toglierne niente alla prima, ma ha lavorato, perché quando si hanno le doti, la passione e tutto il resto, si va La avanti. caparbietà, la costanza, perché diciamolo, perché tu appunto voglio che un po' più velocemente, perché sono già passati 20 minuti e noi dobbiamo argomentare anche altri discorsi, Sì. racconti appunto che avendo iniziato a 13 anni, all'età di 22 già tu hai fatto dei passi che ancora gente di 40 anni non è riuscita a fare. E quindi non è solo una condizione di fortuna, è appunto quello che No, dicevo. Ma è una condizione di serve quanto uno tanto crede in se stessi. E che cosa ha fatto Mantas? quello che dico io sempre con una parola sola e anche soprattutto per i giovani come me della società o più piccoli, la responsabilità della persona. Perché il mio primo investimento non è stato, diciamo, mandato a folla, mandato ad altre cose. Il mio primo investimento è stato su una casa, delle mura che può darti un domani, se ti fermi, almeno un appoggio. Senti, quanto ti hanno aiutato i tuoi genitori nell'acquistare questa casa? Tanto, posso dirlo tanto. E io pur dietro le mie spalle non volevo, perché dicevo, ho il mio denaro, perché devo costruire anche il vostro? Però tengo a precisare una cosa velocemente in due parole, che ovviamente faccio corna, scusatemi il gesto, un domani i genitori come noi non ci saremo più, quello dei miei genitori rimane a me e a chi dietro di me. Però pur avendo questa mentalità che molte persone si cullano su una casa dietro le spalle, ma se siete 10 fratelli, che fate? Un bagno ciascuno? Scusatemi l'esempio, E però non voglio dire che... quindi tu sei attualmente proprietario di una tua casa su Milano, però in questo momento sei su Roma perché tu lavori anche su Roma e quindi diciamo che prima di questo periodo E studio anche lavoravi loro. anche su Roma, paghi anche un affitto su Roma e hai solo 22 anni, giusto? Sono anche a Roma per studio e per lavoro, entrambi.
Milano pure. Voglio dire un'altra cosa veloce che Valeria aveva detto. Il blocco del lavoro in questo periodo è un dispiacere anche per noi, perché noi siamo bloccati e lo possiamo dire. Però non ci fermiamo lo stesso male, perché, come vi devo dire, non si potrà avere, diciamo, la visione, il contatto da vicino, non si potranno fare le fotografie con altri fotografi e tutto il resto. Però per i ragazzi che vogliono iniziare, perché la vita va avanti, gli anni vanno avanti, le cose si affrontano, i concorsi non si fermano mai, perché per chi sta seguendo e vuole divulgare il nostro messaggio, i concorsi sono iniziati dal web, anche Siamo tramite. iniziati perché non ti abbiamo sentito bene perché la connessione non è proprio ottimale. Sono Stavo iniziati? dicendo, Sì. i concorsi sono tramite web. Ah, tramite web. Ah, perfetto. Quindi Sì. praticamente possono accedere tranquillamente. Certo, qualsiasi persona. E cosa devono fare? Possiamo lanciare qualche segnale Sì. ai nostri follower che Allora. sono in età? Intanto, scusa, l'età normalmente per partecipare a questi concorsi web da quando a quando? Quello web è cambiato da quello, diciamo, fisicamente da persona a persona. Perché spiego una cosa: un conto fare un concorso di persona in cui se c'è un minorenne c'è un genitore. Sui Ok. social sappiamo benissimo che ormai ci sono pure bambini, ragazzini dai 16 a non finire, e quindi onde evitare, diciamo, l'età. Ti fai dai 18 ai 28 anni. Quindi, se siete in questa fascia di età, potete intanto immaginare di fare questi concorsi. Poi, se qualcuno delle persone che ci sta seguendo vuole qualche consiglio, ti potrà scrivere sul tuo profilo, Certo. giusto? Certo. Ecco, Vediamo. Raffaele, che è un mio carissimo amico, non so se tu lo conosci, Raffaele Squillace, perché siete tutte e due a Roma. Lui è un mio collega e sta chiedendo perché lui ha un'agenzia di modelli anche e ti chiede a quale agenzia appartieni. E tra l'altro è anche lui calabrese. Allora, Raffaele, mi sentite meglio ora? E adesso sei bloccato. Ma arriviamo. Eccoti. Ti dicevo, Raffaele è a Roma, però è L'ho calabrese. E sentito. lui? Sì, Raffaele, io da 3 anni a questa parte sono freelance, nel senso ho una persona che mi segue, non ho, diciamo. Ho solamente l'agenzia all'estero, che non è mia, non parlo di proprietà mia, che sono collegato, e poi un'agenzia che fa contatto anche con l'America e il Sud America. Allora, scusa perché mentre tu stai parlando io leggo. Intanto, benvenuta Santina e voglio rispondere a Santina. Santina, è chiaro, che oggi il lavoro per una persona che non è giovane sicuramente non è facile, ok? E tu mi dici sei disoccupata. Mi piacerebbe sapere, prima di essere disoccupata, di cosa ti occupavi. In maniera tale da poter argomentare qualcosa, perché al di là di quello che appunto, ecco, vedi, già ti ho trovato un lavoro. Ah, no, no, King, meriti tutto il successo possibile. Sì, Raffo, guarda, Mantas è un ragazzo adorabile, è educato e questo è per me un valore molto importante, perché comunque oggi tu sai bene che molti dei ragazzi della tua età, io non lo mando a dire, non sono tutti educati come te. Quindi devo dire che tu sei una perla per quanto mi riguarda ed è il motivo per il quale ho sempre piacere di parlare con te, di vederci e anche di averti invitato nelle mie dirette proprio perché sei meritevole di tanto, tante, tante cose. Grazie, Vabbè, lo dico sempre che se fossi in questo momento in televisione mi dovessi ispirare ad una conduttrice, ma non chiaramente un discorso fisico, ma semplicemente come stile di conduzione, come goliardia, come passaggio tra le cose serie a quelle un po' più divertenti, direi sempre l'amore della regia, perché sarei molto
Mara Venier. Mara, la zia Mara, che La saluto qua. zia, perché comunque ormai c'ho l'età per poterti dire l'amore della zia. Dicono, vero King, se avesse un figlio maschio mi sarebbe piaciuto fosse come te. Vabbè, non sei l'unica che lo dice, ma non è un vanto, ma specialmente è un dono che viene dato anche, un dono retrocesso dai genitori. Se c'è dietro un'educazione dei genitori, porterai avanti anche i figli con l'educazione. Io l'ho detto sempre, non sono uno con le ali che volo. Sono sempre stato uno con i piedi per terra, ho voluto bene tutti quanti e, cioè, e lo posso dire ancora oggi, non mi permetto di dire a te non ti scrivo, a te no, rispondo a chiunque e quando mi vedi per strada io saluto tutti. Bravo, e io invece nel frattempo rispondo a Luca che dice ci saranno anche disoccupati, e penso che si riferisse alla persona di prima, ma delle volte la gente non vuole faticare più di tanto. Io parlo per la mia azienda, pane picco, non lo vuole fare più nessuno. Allora, io non uso mai, benvenuta Luca, io non uso mai e sempre, perché secondo me comunque tu sei bloccato e io non ti vedo più, io vedo solo un'immagine di te. Comunque, al di là di questo, dicevo per rispondere a Luca, ecco, adesso ti rivedo. Per rispondere a Luca, è vero, concordo con te, che molti dei mestieri che una volta gli italiani erano disposti a fare, oggi non sono più disposti a fare. E questa la mettiamo lì. Vero è però che chi è abituato a pala e piccone, e io ti posso capire perché anche io ho creato tutto quello che ho creato da sola, cioè la mia azienda. Chiaro è che nel momento in cui sono uscita di casa a 18 anni ho fatto una scelta indipendente e non ho voluto seguire quello che avevano in mente i miei genitori per me, che ho già ribadito in altre situazioni, ma ho fatto invece una scelta di cuore per quello che sentivo. Una volta che ho avuto 18 anni, io mi sono data da fare, ne ho 49, vedi te da quant'è che faccio pala e piccone. E questo per dirti, Luca, che oltre ad avere ragione, ci sarebbe da dire che però non è vero proprio che non lo vuole fare più nessuno, perché se ci siamo persone come me, come te qui a documentarlo, ti assicuro che ce ne sono tantissime altre. E che questo momento del Covid sarà un momento fondamentale, molto, molto importante, perché chi ha il coraggio di ritornare a fare questo, al di là di una professione che magari può avere una continuità, al di là di professioni che, ahimè, soprattutto per le partite IVA, non potranno. Ah, nel frattempo erano arrivati un sacco di commenti e io mi ero bloccata. Scusate, però rispondo, finisco di rispondere a Luca e poi guardo Vai, vai, tranquilla. cosa mi chiedete. Al di là di questo momento, sapete perché è fondamentale? Perché in questo momento fondamentale solo chi ha veramente il coraggio, invece che di rimanere impaurito da quello che sta accadendo, ma invece affronterà con coraggio e con determinazione, più sei abituato, esattamente come in palestra, ad allenare quelli che sono i muscoli della costanza, della caparbietà, io vi assicuro che fino a che ci sarà salute, nella mia vita non ho mai avuto un giorno di ferie, se non quando l'ho scelto io. E non credo che il Covid mi fermerà. Ho un milione di idee. Mi sto reinventando anch'io come tutti voi, perché oltre ad essere una libera professionista che lavora sui set della moda e già sappiamo quello che sarà il blocco nella moda, sono titolare di un'azienda di make-up, ma voi capite benissimo quanto in questo momento le donne, per quanto vogliano sentirsi belle, non credo che la prima necessità kantiana, ok, sia quella di farsi belle. Ma sicuramente i primi pensieri Brava. saranno come pago l'affitto, come mangio, come faccio delle cose basiche. E allora perché? Ed è questo il messaggio che voglio lanciarvi. Perché non pensiamo che in questo momento ognuno di noi si trova su un'isola deserta, ok? E se ci trovassimo su un'isola deserta saremmo nella stessa situazione, cioè non potremmo andare più di quel piccolo atollo e quindi girare tondo tondo, un po' proprio come non chiaramente le trasmissioni stupide dove sappiamo che comunque è una finzione, ma immaginate proprio Robinson Crusoe, ok? Immaginatevi proprio di essere in una situazione così,
Ma che cos'è che vi portereste su un'isola deserta? Ve lo siete mai chiesto quali sono le cose indispensabili della vostra vita? Io so quali sono le cose indispensabili della mia vita. La salute, perché io senza salute non potrò fare nient'altro per tutto il resto. Al E primo poi, posto. al primo posto in assoluto. Poi, fare delle cose che fino ad oggi sono state fatte dalla gran parte della gente, scusate, con il desiderio di continuare ad arricchirsi sempre di più e quindi con l'idea di fare delle cose ogni giorno sempre le stesse per arricchire il proprio ego. Quest'era, ragazzi, sappiate che è finita, proprio finita. E quindi soltanto quando avrete il cuore di fare le cose perché avete imparato a leggere dentro chi siete e deciderete di fare una trasformazione radicale di voi stessi, allora sì che lì ci sarà la rinascita. Apro e chiudo questo argomento e spero di avere risposto a Luca. Nel frattempo, Sabrina, Brava. avevo un bar chiuso per fallimento per colpa delle tasse. Poi, avendo 46 anni, Santina, io ne ho 49, ho provato di tutto, niente. Poi ho iniziato a fare il pubblico a pagamento in TV e comparse al cinema. Allora, anche te, Santina, io conosco donne di oltre 50 anni che hanno perso il loro lavoro e oggi come oggi ci sono tantissimi corsi online, tantissimi, dove tu, se hai volontà, puoi prendere una laurea, puoi inventarti un nuovo mestiere, puoi cominciare a fare delle cose a mano, anche un corso di uncinetto. L'altro giorno ho parlato con una ragazza che è bravissima a fare il chiacchierino, è siciliana, e tu sai bene, no? Il chiacchierino, quindi quella roba lì nostra Lo del sud. sconosco. E adesso fa dei meravigliosi orecchini perché ha perso il lavoro e se ne è reinventato un altro. E questo lavoro le sta anche fruttando. Da casa ha meno spese, non ha bisogno di uno studio, non paga più le stesse tasse che aveva prima perché non ha neanche un affitto. Quindi, Santina, io credo che dipenda veramente molto anche da noi e dalla positività che tu ci metterai nel pensare ogni giorno io ce la posso fare. E ognuno di noi dovrà pensare questo, perché ti ripeto, al di là di quello che abbiamo già costruito fino adesso, è come anno zero, cioè a maggio è per tutti anno zero. E questo è il mio invito, è l'invito che vi faccio. Vediamo se c'è ancora qualcun altro nel frattempo. Saluto Vittoria e ciao Carmela, ciao Luca, benvenuti. Grazie Raffaella. Ciao Brava, Veronica, io sto. brava, brava Raffaella. Prontissima a reinventarsi. Benvenuta Valeria e poi Luca che mi dice: sono pienamente d'accordo con te, anche io sto lavorando ad altri progetti, questo virus mi ha fatto capire tante cose. Bravo Luca! Allora facciamoci tutti i complimenti, noi che l'abbiamo capito, facciamoci i complimenti. E sulla base di questo, man mano che saluto, vorrei che Mantas raccontasse infatti che cosa gli è successo di simpatico che mi ha raccontato a proposito del fatto di Sì. non rimanete ragazzi. Valeria, quanti anni hai? 49. E sono felicissima di essere arrivata a quest'età in sanezza, con la volontà di non dover nascondere neanche uno dei miei anni, perché sono convinta che l'età è mentale Ovvio. e quindi quello che ti senti dentro, che sei dentro, lo manifesti anche fuori. Le rughe, come diceva Anna Magnani, ci ho messo una vita a costruirmele. Non rinego quello che può essere un trattamento estetico, ma non farò mai una trasformazione di me stessa che non mi faccia riconoscere più, perché sono autentica e voglio rimanere così. Give love first. Allora, senti, ma chi è Nicola Fazzolari che adesso È un mio partecipa? cugino. Allora, ciao, cugino di Mantas. Sì, ormai il cognome si conosce. Senti, ma ti stavo dicendo che tu avresti una storiella da raccontarmi, Eh giusto? sì, eh sì. Perché? Di, vai, vai, racconta questa storiella Allora, che mi ha lo fatto so, troppo ridere. ragazzi, non tolgo dubbio che in questi giorni si va a guardare la TV, tutti i bollettini, tutte le cose. Io vi dico una cosa molto seria, una cosa molto anzi carina. Mi sto ritrovando in questi giorni mia mamma che non mi risponde nemmeno, o meglio, mi ha risposto l'altro giorno dicendomi: figlio mio, non è orario in cui puoi chiamare. E io perché? Perché stanno facendo il TG e c'è il bollettino di Borrelli.
E io sono rimasto sbalordito proprio. Così mi sono guardato allo specchio e dico: ma mia mamma tiene più conto mo al bollettino di Borrelli che a me che sto a 600 km da casa? Bene, cioè proprio da, non lo so come devo definirlo, però. Comunque sei bloccato, sappi che noi vediamo un'immagine fissa di te, ma non ti vediamo. Ecco, ogni tanto te lo devo dire perché no, ma ti riblocchi in continuazione. Pure ora? Ma Eh sì. perché non va? Si vede, Vediamo se. non lo so. Perché io credo che mi vedete benissimo. Ma tu ti vedi E super anche bene. ringrazio Raffaella. Oh, vediamo se riusciamo a vederti. Cioè, ti riusciamo a vedere, ma è come se io vedessi una foto, porca miseria. Ma ora mi sentite? No, di sentire ti sentiamo sempre forte e chiaro. Però il problema è che non ti vediamo in diretta, cioè è come se avessi messo Aspettami un'immaginina lì. un attimo che faccio una cosa, vediamo se è così. Oh, vediamo. No. Prova a muoverti, vediamo. Ah, sei tu, adesso ci sei. Mi Lisa, vedo. ricordati, come esseri umani, io ti voglio bene, ma ricordati, e ti ringrazio, ma ricordati che la cosa più bella dell'essere umano è la possibilità di sbagliare tante volte fino a migliorarsi. Quindi preferisco dire che siamo perfettamente imperfetti. Ma mi vedo? Se ti vedi, ci sei. Allora, volevo dire un'altra cosa, ragazzi, in merito ai messaggi che sto ricevendo, perché la maggior parte delle cose l'ha detto Valeria, la ringrazio, le stesse cose alla fine andavamo a dire in metodi diversi, ma stiamo là. Però, ragazzi, una cosa molto importante, un lavoro, come diceva mio nonno, se non sai cosa fare, diventa. Cosa. Più cose fai, meglio è. Ragazzi, io non nascondo nulla, lo posso dire, ho fatto il barista, ho aiutato anche le pompe di benzina ai parenti. Sono andato in campagna perché i miei vivono giù e quindi abbiamo delle terre. È una cosa bella, ragazzi, ricordatevi, Ed è sono di. per questo che sei così bello, tu amore mio, capisci? Perché sei rustico, ruspante, bello di casa. Mio nonno diceva sempre così: ogni cosa che fai non è mai persa, perché un domani ti servirà sempre. Esattamente, sai come diceva la mia di nonna, tanto magari si conoscevano pure tra Siamo noi. carnefici, magari si conoscevano pure, voglio dire. Prendi, impara l'arte e mettila da Da parte. parte. Sì, è proprio così. Non tolgo dubbio, Senti, ragazzi. e invece, sempre Io per... ogni tanto faccio così. Bravo, così capiamo che ci sei. Nel frattempo, questo pubblico oggi è tantissimo e vi ringraziamo che siete qui perché noi vi vogliamo dare un sacco di energia. Collegatevi con noi, non collegatevi con il bollettino, tanto stasera ve lo rivedete al telegiornale, ce lo Ma pure dicono a in lungo e mezzanotte. largo. Pensiamo invece a cose importanti, a cosa vogliamo fare nella nostra nuova vita. Per esempio, la vuoi sapere una cosa? Intanto, Dimmi. ciao Barbara, guarda, pensa a te cosa mi veniva in mente l'altro giorno. Allora, sul post, 2 giorni fa, ho letto di Giorgio Armani, non so se tu ne hai avuto modo anche tu di leggere, bravo, perché sei uno anche che si documenta, su quello che succederà appunto a livello di moda, visto che già c'è stata una catastrofe di tutta quella, ma grazie a te Raffaella, mua, mua, mua. No, allora già una catastrofe perché, spieghiamo per quelli che non lo sanno, che chiaramente chi come te fa il modello, chi come me lavora nei backstage di moda delle sfilate, quindi non stiamo parlando delle campagne dei lookbook, ma stiamo parlando di quella che è proprio le sfilate, le catwalk. Ok, noi ovviamente lavoriamo non nello stesso periodo di tempo, quindi durante settembre ci occupiamo di quella che sarà la collezione che deve venire e così via. Quindi più o È meno una. siamo...
più o meno siamo appunto sempre Un in linea con l'anticipo. Ti blocco un attimo, uno stilista mi diceva che noi siamo come le quattro stagioni. Eh sì. Come la... Scusate che ho fatto un movimento, ho dovuto traslocare una posizione carina con lo sgabello che vorrei farvi vedere perché è una cosa troppo trash. Troppo trash, ma oh, abbiamo quasi lo stesso sgabello. Sì, ragazzi, però ritorno qua e dimmi se mi vedo. Assolutamente sì, amore, ti Ok, vedi, ti vedi. vai. Allora, quindi pensavo proprio questo. Pensavo, se come ha detto Re Giorgio, per Re Giorgio intendo non King Chantal, ma Re Giorgio Armani, va bene? Dove appunto lui diceva, non sappiamo se appunto a settembre in realtà noi riusciremo a ripetere quelle A che sono ripartire. operazioni. Grazie Raffaella, un bacione, grazie di essere stata con Grazie, noi. Raffaella. Non sappiamo se noi riusciremo a ripetere quello che è per noi una periodicità anticipata di quei 6 mesi, no? Lo spring summer e il fall winter. Ma detto Ovvio. ciò, se come appunto è successo a febbraio, noi veramente ci dovessimo trovare nella situazione in cui i buyers, gli ospiti, i giornalisti di moda, tutte le persone che di solito popolano quelle che sono le sfilate, causa Covid non dovessero esserci, ok? E si dovesse lavorare a porte chiuse, significherebbe che così come è stato negli ultimi 2 giorni della moda a Milano e poi chiaramente anche a Parigi, quindi a porte chiuse, semplicemente con i fotografi e i videomaker e le dirette che trasmettevano o attraverso la Camera Nazionale della Moda o attraverso chiaramente la Camera invece della Moda francese, sta di fatto che sempre nella impossibilità di fare assemblamento, ci sei, nell'impossibilità di rifare assemblamento, a quel punto potrebbero rimanere semplicemente gli operatori necessari. E quindi chi sarebbero gli operatori Eppure in necessari? forma ristretta. Eppure in forma ristretta. Lo posso dire, Vale, dalla mia esperienza vissuta nel Grande Fratello. La stessa, lavorando dietro le quinte, era un numero ridottissimo. Ci credo, ci credo. Intanto salutiamo Santina. Santina, continua a seguirmi perché magari nelle prossime puntate delle World Talking ci potrebbero essere degli argomenti anche interessanti per te. Anzi, soprattutto la prossima settimana ho degli ospiti che si sono reinventati anche loro. Quindi why not? Magari un'idea. Comunque ti ringrazio per essere stata con noi. E quindi Ciao ti Santina. dicevo, se noi quindi dovessimo ritrovarci in una condizione dove siamo di meno lì dietro, ok? E questa è già la prima cosa. E ho pensato, ok, ma se dobbiamo lavorare con la mascherina e con i guanti, va bene io che devo lavorare con mascherina e guanti, ma il modello, la modella con la mascherina, ma come lo faccio a truccare tutto? Non lo potrò più truccare tutto. E allora che mi è venuto in mente? Che sarebbe bellissimo poter inventare un trucco tutto occhi. Certo, Solo occhi. perché al di là di essere lo specchio dell'anima, potrebbe essere che nel futuro il mio lavoro si trasformi solo in questa zona qui. Io comunque ho visto, solo per sdrammatizzare un pochino, ragazzi, perché è stato veramente un tutorial bellissimo, e poi te lo ritrovo, te lo mando perché è bellissimo. Hanno fatto in America la mascherina qua. E hanno fatto il contorno suo delle labbra sulla mascherina. Appunto, però vedi, cioè il discorso è proprio quello che, come diceva prima Luca, chi ha voglia, gioia nel cuore e si allontana da quello che, credetemi, sono questi schemi televisivi delle reti in chiaro che vi vogliono portare a rimanere così. Ve lo ricordate quello di Rai 3 quando faceva la classifica? Cos'era? Blog, blob, come si chiamava? Oh, i mostri, te lo ricordi? Allora, voi avete la scelta o di fare oh,
Oppure di fare come me, come Mantas, che reagiamo. E Mantas ne ha Posi, 22, io ne ho sì. 49, quindi non ci sono storie. Se si vuole reagire, si reagisce a qualsiasi età. Sempre positivi. Dicono Be positive. striscia, ma non è Senti, striscia. a proposito poi del trucco, ti è piaciuta l'idea? Lo chador, diventeremo A tutte me donne questo arabe. è giocarsi tanto sugli occhi e sulle sopracciglia. Senti, e tu che hai appunto l'anno scorso, e poi non solo l'anno scorso, hai avuto modo di provare il mio make-up, Vore Make-up, come dice Lisa Fusco. Lisa, se ci sta seguendo, è una mitica che io la Certo che ci seguo. sta seguendo. Allora, Lisa, sappi che sia Lisa che Francesca Giuliano, a Francesca. cui voglio un mondo di bene, sono le mie fatine. Nel senso che loro in qualsiasi diretta, appena mi vedono, vanno a prendere proprio i trucchi e dicono: no, perché voi dovete seguire Valerio Orlando, non ci sta nessun trucco meglio di Vore. Io le amo, le adoro. E tra l'altro neanche a dire che sono le mie influencer, capisci? Perché durante il Covid, ma quale influencer devono farmi? È proprio l'affetto. È l'affetto di una persona che hanno per un'altra persona dietro le cose, soprattutto necessarie in questo periodo. Comunque dicono Senti, tu per tutti. esempio, infatti, hai una pelle sensibilissima perché mancano pochi minuti e quindi tu hai una pelle super sensibile. Però è capitato più volte che io ti ho truccato. Mi sveli, perché questa cosa io non te l'ho chiesta veramente mai, no? Che cos'è che ti ha colpito rispetto alle altre volte in cui ti ha truccato qualcun altro? Ti dico la sincera verità, ma È no, quella, ragazzi, me devi dire. non nascondo nulla, soprattutto la leggerezza del trucco, perché molto spesso e volentieri ho capito che deve uscire come una bambola perfezionizzata, tutto il resto, ma basta pure farlo leggero ed essere lo stesso. Provare una sensazione di leggerezza sempre che non hai niente, ma in realtà si vede una bellezza, proprio alla fine posso dire al naturale, perché non è che si possono fare grandi eccessività. Io ho trovato una sensibilità proprio pazzesca. Si può usare questo termine perché ormai è internazionale. Assolutamente, e io ricordo tra l'altro che al di là del The Look of the Year, no? E appunto il fondotinta, questo è il tuo fondotinta, amore, quando te lo uso, questo è il tuo fondotinta. Lo so Però già, volevo dire, conosco bene. lo so che lo conosci bene, però ti ricordi che noi ci siamo visti pure l'anno scorso, che cos'era? Ottobre, settembre-ottobre, quando io ho fatto il palazzetto a Piazza di Spagna? Ottobre. Ottobre. Novembre, Tra ottobre e novembre, e tu sei venuto lì, mi hai fatto compagnia, e in più c'è stata un'occasione che non ricordo cos'era, che sei venuto e ti sei truccato perché avevi un casting. Non me lo ricordo. tra ottobre e novembre. No. No. Correggiamo Valerio Orlando perché sennò facciamo un torto a un'altra persona. Io praticamente, vengo a precisare, poi rimetterò nelle storie, avevo la premiere, sarebbe la premiazione Bravo, di bravo. Giorno Castagna al Film Festival a Conciliazione. Ecco cos'era. E tu sei venuta a truccarti e tra l'altro, appunto, l'anno scorso, ma come spesso capita a Roma, si stava, ti ricordi che caldo faceva? Un caldo a Mamma mia, croce atomico. E ci tu che cosa? prendevamo il Ti caffè fuori, un sole bollente. ricordi? E quando ti ho truccato, proprio perché, per esempio, ora non è in luce Mantas, però per chi lo conosce sapete che lui, col fatto che appunto è mezzo lituano, ha questa pelle molto rosata, molto chiara, molto delicata. E ogni tanto gli viene proprio il nasino rosso rosso, no? Così anche un po' troppo, amore. Quanto sei bello, bello della scia! Come la dus. Non ti si vede, amore, Ok. perché il sole è troppo forte. No, meglio così. Però va bene, diciamo che tu hai comunque una pelle rosata e tra l'altro anche molto delicata, ok? E quando Questo sei sì. venuto appunto che dovevi partecipare a questa premiazione, ti ricordi che poi la sera mi hai detto: se ce la faccio, ripasso. Te lo ricordi? E Non sei sono ripassato. E passato. sei.
Preciso una cosa, Valerio Orlando quella sera voleva ammazzarmi che stavo passando in ritardo, lo ammetto. Sei ripassato e il trucco era perfetto nonostante quelle temperature caldissime, vero o no? Specifico cioè una cosa molto importante. Perché io ti ho detto, Vale, fammi una cosa resistente, leggera e fissamela. Ha usato, ragazzi, un fissante. Non voglio essere diva, ma è la verità. Non mi ha sporcato le scuola perché io quella sera ero stanchissimo. Vi dico la verità, erano anche le 4 di notte e sono andato direttamente a dormire. Il culmine, proprio. Allora, tu devi sapere, guarda, guarda cosa ti faccio vedere, perché ce l'ho proprio accanto a me, così se c'è Lisa, Lisa si vedrà. Allora, Lisa ha fatto questo calendario per Euronics nella sua zona o comunque nella zona di Tufano e praticamente, siccome lei si trucca solo con i miei prodotti, mi ha mandato il calendario dove mi ha inserito anche nei credits, sia come Valerio Orlando che come For Makeup. Grandissima Lisa. Lisa è al top. E anche lei che ha questa pelle chiarissima, quando mi avevo fatto l'altro giorno la diretta, mi ha detto: Vale, io ormai non posso vivere. Poi io non so, cioè, per quanto voglia parlare in napoletano, non sono napoletana, quindi non mi verrà mai l'accento pazzesco che ha Lisa. Però mi fa morire quando fa con quelle, quando fa così Lisa con i suoi codini. La Poi vedo addirittura sempre. fa vedere. Io Anch'io. l'adoro. Esatto. Senti, ma ce la fai visto che ci sono gli ultimi 9 minuti e fra un paio di minuti ti devo salutare così poi saluto il mio pubblico. Ce la fai vedere una sfilata casalinga? No, ragazzi, Dai, voglio vedere. sì. Alla zia, fai la sfilata alla zia. Zia, allora, io preciso una cosa, ragazzi. Metto in chiaro una cosa e non metto niente di nascosto. Sono elegante qua con la maglietta, ma sotto sono in pigiama. E chi se ne guarda? Io sono con la tuta. Ciao. Va benissimo. Il trash del trash, raga. Il trash del trash, ma siccome tu sei magico quando sfili con il tuo stile, chi Oddio, se ne dovrei. frega? Madonna, dove trasformo una camera con te? Mi fai delle cose improvvisate che io non so nemmeno da dove arrivano queste cose. Aspetta proprio un secondo, ragazzi, non nascondiamo nulla noi. Noi siamo veri e ricordati che la gente su Instagram non vuole seguire più le persone finte, vuole seguire le persone che hanno veramente, realmente qualcosa da dare, come me e come te. Bravo, amore, così, così si vede Vale, ti sto aiutando perfetto. un po' di spazio, apro anche la. Vai, così si vede perfetto. Dai che salutiamo il pubblico così. Vai, vai, Aspetta. Mantas. Aspetta, Vale. Certo che ti aspetto. Dove vado? Ci sono. Sì! Aspetta, vediamo, non ho capito che è successo. Ok. Ladies and gentlemen, No, vale, amore, eccomi. Manta Svazzolari, only for us. Ragazzi, Eccomi, eccomi. nel frattempo aspettiamo Mantas, ma che caldo fa. Ma si sente? Certo, vai! Facci vedere quanto sei figo, amore! Sì.
Eccoci qua. Bravo, amore, sei stato bravissimo. Grazie per questa iniezione di positività. Sempre, sempre. Mo Always, sono senza always, giacca. always. Tu con la Red Bull e io con la Coca-Cola, vedi? Mettiamo le ali, però siamo sempre a terra, ragazzi. Tengo a precisare questo. Grazie per il tuo Vale. intervento, amore, perché così io ti saluto, saluto il mio pubblico e do appuntamento per domani. Ok. Io tengo Vai, a precisare. L'ultima cosa, ragazzi, mi sto ricomponendo al volo, è non mollate mai. Tengo a precisare questo. Rimaniamo ancora a casa perché dobbiamo rimanere. Così siamo belle tranquilli e speriamo bene per ritornare presto e riabbracciarci tutti quanti. Aspetta, Vale, ce l'ho anch'io. Ecco, l'ho strappato dal muro, ce l'ho vero io. amore, give love first, bravo, Proprio col bravo. cuore, ragazzi. Amore mio grande, io lo sai che ti voglio un mondo di bene. Grazie per essere stato qui Grazie a con me. te. Grazie, amore mio. Grazie Baci a grandi te. e poi noi ci sentiamo il prossimo Tramite giorno telefono. telefonicamente. Ciao. E allora, intanto, come al solito, sapete che io ho l'abitudine di ringraziare tutte le persone che decidono di passare un'oretta del loro tempo qui con me. Vi rinnovo l'importanza di uscire fuori da quello che sono stati fino ad oggi gli schemi. Wake up, svegliatevi, risveglio, cioè proprio fate delle cose nuove, incominciate a pensare, non siate dei cricetini dentro la gabbia, perché quello vogliono. Quindi non fatevi fottere, mi raccomando, forza! E con questo vi ricordo che ci vediamo anche domani e domani parliamo proprio di capelli con una mia grandissima amica, hairstylist, consulente d'immagine anche lei, Anna Madonia, e domani andiamo in Toscana. E con questo io vi bacio e ci vediamo domani. Grazie a tutti.